Ciao ragazzi, noi siamo Epoco Gamers, io sono Zucchi e io sono Ryoza. E ben ritornati in una nuova amichevole con gli iscritti. Woohoo! Oggi è tempo di rivincite per il nostro Cigo, giocobino col quale avevamo già giocato in precedenza. È da un bel pezzo che poverino stava aspettando la rivincita, ma oggi finalmente riusciremo a giocarla, sì. L'altra volta mi era andata abbastanza bene, lui aveva, mi ricordo, una giappo blu fantastica. 909k. Penso che abbia modificato abbastanza. Allora, mi ha detto in chat che non l'aveva modificata più di tanto, ma anche perché era praticamente perfetta già ai tempi, quindi mi sento di credergli. Il punto è che era una formazione allucinante già quella volta. Adesso non ricordo bene come ho fatto a scamparla l'ultima volta, però sono bello carico, anche perché oggi siamo con le skill S70, quindi sarà una bella sfida. Scusate raga, ma era mezzo sparito l'audio e non so perché. Andatevene tutti al lavoro, basta. Lol. Sto scherzando ovviamente. Andatevene tutti al lavoro, è terrificante. Si stanno lamentando ogni giorno che vogliono andare al lavoro, io li vorrei accontentare, no? Non credi? In realtà vorremmo tutti tornare al lavoro, però per tornare al lavoro bisogna risolvere l'emergenza. E non basterà il falciaerba di Misakino a risolverla. Ma tanto io so già che quando tutto questo sarà finito la gente si lamenterà perché è al lavoro. Vabbè, la gente è volubile, Zucchi. È inutile stare a farsi il sangue amaro. Comunque sì, l'ha modificata poco, però quanto basta. Esatto. Vediamo un po' il mio caro Tsubasa. Ah, lui adesso è in aggressivo, scommetto, vero? Puoi dirlo forte. Vediamo un poco. Vai Tsubasa, paracadutati su quel cappellone di Ken. Bucalo come tu sai fare. Cribi, oggi mi sa che la connessione sta facendo abbastanza schifo. I caricamenti durano un botto. Mi sa? Mi sa. Dai, bucalo, Tsubasa mio. Bucalo a questo cappellone maledetto che non si degna mai di farsi trovare. Eh no, però, col pugno del 97, no. È scorretto. Ho scorretto niente, Rio. No, è una battuta. Non è... non scorretto in quel senso. I lagoni, yuhu! Santa pazienza che ci vuole con questo gioco. Vediamo un po'. E infatti, ho appena notato che il passaggio di Sawada DC ha un impeto schifosissimo, raga. Non avendoci, non lo avevo mai notato. Poi nel frattempo si lagga. Vediamo un po'. Non me l'ha letta, ma la prende lo stesso. Al solito. Fuori gioco di un non nulla, allora. Ero convinto fosse in linea, peccato. Io devi stare più attento con i fuorigioco. Vabbè, lì è questione di millimetri. O è buona o non è buona, non c'è niente da fare. Non era scandalosa.
Il problema è che lì con l'occhio umano, col pallino, è difficile vederla. Ok, adesso l'ha data un passatore d'eccezione. Vediamo un po', gli ha dato anche il falciaerba, perfetto. Ok, questa non la prenderò mai, neanche con l'intercetto. No, ma mi fa davvero strano vedere che il passaggio di Sawada DC è con un impeto così schifoso. Conta che non è esattamente uscito da poco, eh. Quello è vero. Credo, la tapparita non ci sto capendo nulla, sta laggando troppo. Speriamo che ci capiscano qualcosa loro. Vedono il video mio, come lo vediamo noi, su. Non è che vedono niente di diverso. Full ragazzi, power. Se vi state annoiando la partita, raccontateci cosa state facendo. LOL. No, vabbè, dai, c'era Levin lì, cavolo, non può laggare così. Dai, raga, si è visto chiaramente, l'ho passato dove c'era Levin e poi è sparito ed è andata a Kishida. Per carità. È ingiocabile così, eh. Dobbiamo registrare anche un'altra partita dopo, Yuppie! Io non ci sto capendo nulla, veramente. Figurati io. Vediamo un po' contro Igawa. Vediamo un po'. Non l'ha letta. L'ho passato. Dai, Shinghetto mio. Corri, Shingo, corri. Dai, Shinghetto mio. Sfondalo, Shinghetto mio. Sfondalo, Shinghetto. Vai, Shingo. Solo argento il critico, ma devi sfondarlo. Dai, Shinghetto mio, ti prego, Shinghetto mio. Sfondalo come sai fare tu. Dai, Shinghetto mio, dai, Shinghetto mio, dai, Shinghetto mio, dai, Shinghetto mio, nonostante i lag, dai, Shinghetto mio, dai, Shinghetto mio. Dai, Shinghetto. Nonostante i lag è meraviglioso. Dai, Shinghetto mio, dai, Shinghetto mio. Dai, Shinghetto mio. Dai, Shinghetto mio. Dai, Shinghetto mio, carità di Cristo. Dai, Shinghetto mio, dai, Shinghetto mio, dai, Shinghetto mio. Niente. A me? No. Due rimpalli su due, ma niente a me. E vabbè. Ci sta. Fine primo tempo, fra un lag e l'altro. Penso che sia una delle partite più strane che abbia mai giocato, perché diventa impossibile capirci qualcosa, raga. Tanto lo vedete anche voi nel video, vedete la stessa roba che vedo io. Già. Ah, in atto DC, molto bene. Sono belle notizie queste. Già, non sei contento? Non mi vedi, contentissimo. L'attentato Gitto Dreamfest. Allora, vedo che anche Peppe. Quindi non sarebbe strano se togliesse. Allora, vediamo un po'. In SS ne ha 3 in questo momento. Quindi potrebbe togliere Wairan e mettere Gito, Tsubasa e mettere Peppe, e Yuga e mettere Natureza. Potrebbe fare anche così, lo sai. Il che sarebbe molto preoccupante. Già. Allora, io non vedo necessità di fare cambi. Se non questo. Interessante. Siccome ha provato ad attaccare con Yuga prima, se lì mette Natu DC,
Ok, non ha fatto cambi, ok, quindi c'è sempre Yuga. Vuole continuare a giocarsela così, ok. Ci sta. Ci sta tutto. Sì, ma con lag così non ci capisco nulla. Vedo i giocatori che si teletrasportano. Dal pulpito dei commenti ti diranno: comprati un telefono nuovo. La Raga, questione è punto 1, questa, non possiamo ragazzi. uscire a comprare telefoni. Esatto. Punto Punto secondo, 2. abbiamo tutti e due lo stesso telefono, quindi invece di comprarne uno, ne dovremmo comprarne due. Quindi, se volete farci la donazione per farci cambiare telefono, potete Esatto. anche scrivercelo, altrimenti non scrivetecelo. Ok, vai di cheat qua. Quindi proviamo se riusciamo a bloccare l'1-2 col blocco. Dribbling, allora sì che lo blocco. Lol. Ciao. Ciao. Un po', basa, 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 basa. Ok. Vediamo se me la Dai, legge. Non Tsubasa. me l'ha letta. Però quell'intercetto è troppo forte e quel Misaki è troppo forte. Uno dei giocatori che volevi. Ah, Roberto contro Igawa. Se va col duo studente insegnante manco la vedo. Io proverei così. Tanto non la vedo neanche, raga, col duo studente insegnante, però. Infatti. Era per coprirci dal dribbling. Intanto neanche col blocco l'avrei mai fermato. Speriamo che facciano uscire un intercetto S per Igawa. Roberto, stai cadendo Cosa tutti? di fa. Niente, stavo Come? facendo il duo Beh. studente insegnante. Sì. E adesso qua bisogna pregare. Non capisco se abbia il tiro dello storm e voglia far tirare Yuga per quello. Boh. Sì, per quello. Adesso qua bisogna pregare. Preso quella giusta, sì. Dai, Genzone mio, parala, Genzone mio. Dai, Genzone mio. Puoi farcela, Genzone mio. Dai, Genzone mio. Dai, Genzone mio. Dai, Genzone. Niente. Niente da fare. A bruciapelo. Ma col tiro dello Stordi è normale. Ma poi è anche ben baffato questo Yuga. Lui può ancora giocarlo perché c'ha tutti i latenti che servono. Quindi giustamente lui può ancora permettersi di giocare quello Yuga. Lui può permetterselo, purtroppo da me tira troppo debole. Dritta su lo sciupamamme che becca Kai. Vediamo un po' se riusciamo a passarlo con i critici. Ok, l'abbiamo passato. E adesso è tutto nei piedi di Robertone. Critico oro, non ha proccato il legame con Tsubasa, ovviamente che fai? Ovviamente. Figurati. Siamo a bruciapelo praticamente. Vai Roberto! Vai Roberto, devi bucare quel cappellone di Ken! Lui era cappellone anche prima della quarantena, non ha scuse! Vabbè. Dai, bucalo!
Dai, sciupa mamma, sciupagli la mamma. Sciupagli la mamma. Dai, Robertone, sciupagliela. Sciupagliela. Non è possibile. Tutte le prende, eh? A me? Non la prendo mai in rimpallo neanche. Assurdo. Meraviglioso questa cosa. Insegni il trucco, Cigo. Esattamente. Insegnalo anche a me quando metto anch'io in Kenny in porta. Che 97. Cioè, seriamente. Tre respinte tutte e tre a lui, allucinante. Però nonostante tutta una bella partita. Sì, un po' difficile da seguire con tutti i lag, però... sì, bella combattuta. I lag purtroppo non dipendono da noi, ragazzi. Tra la rete che ci si mette in mezzo per questo periodo un po' brutto e i nostri telefoni che sono un po' vecchi... Oh no. Già. Vediamo un po'. Che di coro non la fermo mai. Mitico doppiaggio alla Zucchi. Chi la vuole passare? Aspetta, la vuole passare a qualcuno. No, secondo me non si è preoccupato di matchare perché non c'erano blocchi troppo forti, capito? Tiro paracadutistico. Cerca il raddoppio, Cigo. Genzone mio, non hai fatto una bella figura prima, devi farti valere adesso. Esatto. Genzone mio, c'è in ballo il tuo orgoglio. Quindi devi pararla. Così. Bravo, Genzone mio. Così. Dovevi parlare anche quella di prima, però. Lol. Non ci sono scuse. Dai, poverino, anche lui magari questa quarantena la sta soffrendo. L'avrà preso il tiro? No, vabbè. No. Pace. Grazie, Cigo, bella partita. 1-1. La prossima è una bella. Sì, la prossima sarà la bella. Speriamo di avere anche altri giocatori da utilizzare. La Jap blu di Cigo rimane sempre fantastica, mi piace troppo. Poi quel Ken oggi che ne ha parato di tutto è stato a dir poco perfetto, nulla da dire. Quello su Robertone resterà memorabile, gliel'ho tirata in faccia e non c'è stato verso. Grande. Vabbè, per una volta Roberto non era Roberto Ongod. Non era in forma oggi. Ma per forza, se ci pensi, con questa quarantena vede poche mamme, quindi non è poi in forma. Quindi è depresso, poverino. Esatto, è depresso. E niente, raga, prima della prossima avvincente amichevole con i Ciocobini, Zucchi vi invita a... seguirci su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione, iscrivervi al nostro server Discord, iscrivervi al canale, condividete, mettete mi piace... Attivate la campanella, passate a trovare i nostri amici della community italiana di Capitan Tsubasa del team su Facebook e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Alla prossima! Ehi tu! Sì, proprio tu! Non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo? Non vorrai mica far arrabbiare Bocco? Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta. Cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto, nei due lati, invece, troverai due video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!